È tuo, eh? Beh, è un campione, cioè è un campione, sì, è un campione, giusto da allora, vedere. Obiettivo, due punti, arrivare a rispettare quello che dovevamo fare entro il 16 di febbraio, cioè la pubblicazione del piano di informatizzazione. Il piano di informatizzazione prevede che gli utenti non debbano compilare modelli. La modulistica non deve più essere un modello di Word o altro che viene scaricato, compilato e trasmesso, ma la normativa prevede che l'utente possa possa inoltrare istanze, dichiarazioni e anche documenti, quindi non solo documenti, istanze e dichiarazioni direttamente tramite la piattaforma. L'autenticazione dell'utente con un utente password rappresenta una firma elettronica, ok? È una firma elettronica debole, non è una firma digitale forte, è comunque una firma che ci consente di identificare l'utente perché gliel'abbiamo data noi. È come la banca che ti dà il PIN del bancomat, tu fai i prelievi e sei tu, a meno che qualcuno non ti abbia rubato il bancomat e tu non abbia fatto il PIN e tu non abbia fatto la denuncia, sei tu lo stesso. Quindi non potresti toglierti questa responsabilità senza fare una denuncia di smarrimento o di furto. Quindi, basandoci anche su questa sul TAD ovviamente, l'autenticazione fatta in un sito web utilizzando nome utente e password che l'amministrazione ti ha dato rappresenta una firma elettronica. Quindi posso, io dirigente, posso identificare nell'utente che mi ha trasmesso questa istanza il vero utente, cioè colui che si è qualificato. Quindi attraverso quale strumento utilizzare per fare queste procedure? Semplicemente un web form, quindi il modulo web form ci consente di creare pagine che contengano campi nei quali possono essere inserite delle informazioni. Queste informazioni poi prenderanno la forma di una email che il sito trasmetterà all'ufficio protocollo e eventualmente anche all'utente come prova che lui ha trasmesso questa istanza. Per cui nella mia scuola eravamo partiti con le domande di assenza fino ad arrivare oggi ad una elevatissima quantità di formulari, cioè di moduli compilabili online, no? L'ultimo di questi giorni è stata la presa di servizio dei supplenti. Cosa succede quando un supplente arriva nella nostra scuola? Succede che va ovviamente nell'ufficio dove c'è l'assistente amministrativo che fa i contratti con i supplenti. La prima cosa che gli viene data è un utente password per accedere al sito, al supplente, e quindi attraverso quelle credenziali può anche fare firmare la cosiddetta presa di servizio, che normalmente la facevamo firmare ancora una volta in carta e poi la si scannerizzava. Questa, pian piano, un pezzo alla volta, un modulo alla volta, si è riusciti ad arrivare, diciamo, a un buon numero di procedure, per cui sempre utilizzando questo metodo vengono fatti i progetti del POF, vengono fatte le schede GIT, le domande di assenza, un po' tutto, voglio dire, anche al momento si inventa, no? Cioè se c'è bisogno di un form basta avere un campione minimale per poterlo poi implementare di campi di tipo campi data, campo testo, campo area di testo e tanti altri campi selezione, no? Campi selezione o da una lista o dai pallini che ne prendi uno, si deseleziona l'altro, no? E quant'altro. Quindi con questi strumenti noi possiamo offrire ai nostri utenti, ovviamente parlo degli utenti interni, perché gli utenti esterni per noi sono i genitori e per loro c'è il registro online per quanto riguarda l'interazione con la scuola, no? Per cui l'interazione che c'è oggi sul sito è destinata esclusivamente agli utenti interni, anche perché io devo autenticarlo uno per poter accettare le sue istanze, e per autenticarlo devo creargli un nome utente e password e consegnargli queste credenziali. Nessuno che non appartiene ai dipendenti ci ha mai chiesto di poter accedere al sito con le credenziali. Perché? Perché non ce n'è bisogno. Quali sono gli utenti che potrebbero averne bisogno?
gli alunni fanno le iscrizioni online sul sito del Ministero, quindi già quella è un'istanza telematica, ma che non ci appartiene come operazione anche e come struttura tecnologica, no? Per cui basta pensare a tutte quelle carte che girano sulla scrivania, prenderne una alla volta e trasformarla in un web form. Ho preparato un web form minimale. Tu hai lasciato la... Tutto lasciato. Allora, vediamo. Allora, il web form è come un'altra pagina, solo che può contenere campi appunto per ricevere informazioni. Inoltre, possiamo anche controllare attraverso il controllo d'accesso quali ruoli possono accedere ad uno, quali ruoli vuol dire ATA, docenti, o non so, collaboratori semplici, collaboratori scolastici. E anche loro, oltretutto i collaboratori nella mia scuola, che credevo che inizialmente fossero quelli più restii a usare queste tecnologie, sono quelli che invece le usano più volentieri. I più restii, come al solito, sono i docenti, che si sentono spesso violati nella loro, no? Ecco. Ma lì basta un capo, cioè un dirigente, che sappia fare il suo lavoro e con una disposizione rende obbligatorio quello che lui ritiene giusto rendere obbligatorio, e con una sanzione sanziona chi non rispetta questa obbligatorietà. Quindi questo è il gioco, non possiamo pensare che si crea un'applicazione solo per chi la accetta, è chiaro? Quindi se c'è uno sciopero, mettiamo online un modulo che consente agli utenti di dichiarare se hanno fatto sciopero, se non l'hanno fatto, se hanno fatto sciopero, se vogliono fare sciopero, se non lo vogliono fare o se non ce lo vogliono dire, però comunque sia devono settare di aver visto la circolare. Questo non voler dire per noi è inteso a livello organizzativo come uno che domani forse non c'è e quindi lo riteniamo tra virgolette assente come organizzazione. Quindi questi web form consentono gestire questa forma di dichiarazioni e consente anche a chi organizza poi il servizio di vedere in tempo reale come sarà la situazione, per cui anche il fiduciario, essendo una scuola primaria, è una scuola del grado di istruzione primario, quindi abbiamo scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, anche in questo caso gli utenti riescono a produrre le loro istanze e ci consentono poi di verificare in tempo reale come sarà la situazione, per cui il fiduciario di ognuna delle mie 11 scuole, 9 fiduciari perché 2 non hanno accettato di fare questo tipo di controlli sui loro colleghi, 9 fiduciari su 11 hanno accettato questa operazione, per cui monitorizzano la situazione delle dichiarazioni per sciopero in modo da poter o proporre o decidere se ritengono se sono stati dotati di strumenti decisionali di autorizzazione a decidere quello che potrebbe essere l'organizzazione della scuola nel momento in cui c'è uno sciopero. Questa loro segnalazione, perché poi i web form sono soggetti, hanno anche tantissime possibilità sotto il profilo della trasmissione della posta elettronica, no? Dei risultati o della stessa istanza. Questo web form andrà direttamente anche all'ufficio tecnico del comune qualora ci sia la necessità di organizzare uno scuolabus aggiuntivo. Questo per quanto riguarda gli scioperi. Ovviamente di utilità rispetto a un web sono infinite, cioè ti viene in mente una roba, la fai perché lo strumento è semplicissimo. Quindi il web form altro non è che un insieme di campi, questi sono campi che compongono questo web form, e sono campi di diversa natura. Il markup è semplicemente un campo testo lettura, posso scrivere delle cose, ecco, un campo che mi consente semplicemente di mettere un avviso, un messaggio, una descrizione, qualcosa di quello fare. Il riquadro invece è un qualcosa che raccoglie una serie di campi che può essere anche collassato o non collassato, quindi spesso quando i web sono molto grandi, come potrebbero essere le richieste, diciamo, quelli destinati ai nostri stakeholder, no? Per chiedere se la scuola funziona bene, come si chiama? Questionari del come si chiama? Benessere organizzativo e quant'altro. Quindi anche in questo caso sono questionari che contengono più di un centinaio di campi, sono enormi. No? Ecco, ovviamente hai bisogno
di renderli collassati in modo che rimangano chiusi per poterli aprire di volta in volta, altrimenti diventa una fila lunghissima, o pagine, o paginate. Però le paginate mi creano la difficoltà che se devo tornare indietro della pagina. Ma c'è la data sopra di scorrimento, perché mi scrivi dove vuoi? Io sono un maniaco del collapse, tu lo sai benissimo, là. E quindi in una pagina sola posso mettere 3-4 metri di questionario. Io invece faccio sparire i campi perché io uso le regole. In questo riquadro voi vedete che c'è un campo di testo visibile, sì, che preleva automaticamente dall'elenco utenti il nome dell'utente. Questo te lo cambiamo. E lo rende nome.cognome o quant'altro. Esatto. No, volevo dire, prima ho parlato loro con i token. Allora, nel profilo utente io ho fatto scrivere, ho creato un campo in cui metto il cognome e il nome reale della persona. Io invece no, da sano programmatore PHP leggo il nome.cognome, li spacco e gli metto la maiuscola davanti. Va bene, non mi interessa. Allora, siccome io lo passo loro e loro usano i token è molto facile, te li rimetti lì e te li ritrovi senza sapere nulla di PHP, perché la gente, Mario... Lo so, ma dai, più corretto il tuo atteggiamento, io non resisto se ho... Sì, lo fa così. Infatti mi sono ricordata, vedendo la tua privacy, del pezzettino di JavaScript che ti fa tornare indietro, e l'ho applicato, però non è tanto corretto. Ma c'è quello lì l'ho dovuto mettere. Vabbè, andiamo avanti. Dunque, allora, per quanto riguarda questo campo... Che sono quelli lì? Preleva da campi già disponibili, no? Da individua. Per esempio l'utente che campi ci mette a disposizione? Cognome e nome, creato quando è stato creato, la data in cui sarà bloccato, mi sembra. Sì. L'email, l'email dell'utente, è cosa abbastanza interessante questa qua, perché quando prima vi ho parlato del domicilio digitale, no? È ovvio che noi abbiamo gli utenti tutti che hanno indicato la email nel loro campo. Però è opportuno che sei tu a darglielo il domicilio digitale, cioè nel senso che ci sia un deviso, cioè che ci sia per lo meno, perché uno potrebbe sempre dire non è vero che quella lì la mia email e così via. Quindi l'email ufficiale gliela devi consegnare, perché lui potrebbe anche cambiarsela qua nel profilo utente, la email. Quindi se uno decide di eleggere il domicilio digitale, in particolare l'indirizzo di posta elettronica, è evidente che te lo deve consegnare. E quello rimarrà sempre, non certo come l'email del profilo utente, che può essere comunque cambiato in qualsiasi momento. Scusa, e così Mario, via. Allora lui quando ti dà il profilo utente cosa facciamo? Un altro campo? No, io... Tu scrivi dopo? No, la dichiarazione a domicilio digitale io me la faccio firmare a Birol, perché altrimenti sarebbe inutile una firma elettronica di quel tipo, cioè io me la faccio firmare a Biro perché gliela devo consegnare. Ok, però tu dopo devi essere sicuro di mandare le cose al suo domicilio. Certo. E quindi devo fare un'importazione di massa di queste email in un campo nuovo. Non utilizzo il sito. L'email che ti ho detto relativa al domicilio digitale è per trasmettere all'utenza documenti protocollati tramite la procedura automatica del sistema di gestione documentale. Chiaro? Il sito è un accessorio che tu puoi far diventare importante sotto il profilo delle interrelazioni con i tuoi utenti, no? Ma quando io devo trasmettere qualcosa di protocollato non posso utilizzare il sito, okay, perché sarebbe un triplo lavoro, dovrei protocollarlo, tirarlo fuori da lì, metterlo là, oppure metterlo in un'email e trasmettergli alla mano. Mentre invece, sempre tramite le funzionalità del sito, mentre invece avendo fornito il sistema di gestione documentale le email che risultano ad essere la dichiarazione di domicilio digitale, il sistema invia direttamente a quel domicilio la corrispondenza. Okay. C'è da dire che l'utilizzo della posta elettronica per interagire con gli utenti lo ritengo non buono, cioè la posta elettronica non può darti le garanzie, a meno che non abbiano tutti delle PEC, ma la posta elettronica non può darti delle garanzie assolutamente nella comunicazione, non hai né ricevuto né niente, non sai se l'ha letto lei o l'insegnante o se l'ha letto suo marito, non sai se il figlio gli ha buttato via l'email e quindi quello ti dice non l'ho ricevuto, no? Cioè l'email non è da usare per comunicare, si comunica col sito, quello sì, da lì non va via l'informazione, è sempre lì e non si sposta da lì.
e quando uno fa click, quel click è registrato nei log. Quindi diciamo pure che c'è anche in questo caso una specie di certificazione di processo, da cui non si scappa, mentre invece la posta elettronica ha comunque dei difetti notevoli, che sono appunto quelli di non consentirmi di dire guarda che tu non hai fatto, e allora lui ti dice non ho letto. Cioè diventa un po' un problema, non essendoci le ricevute di ritorno della posta. Quindi per quanto riguarda il domicilio digitale, non lo usiamo tanto nel sito, ma lo usiamo invece nel sistema di gestione documentale, perché è lì che partono i documenti, non dal sito. È dal sistema di gestione documentale che escono i documenti ufficiali, protocollati, e quindi con tanto di qualità nell'informazione. Quindi noi possiamo usare token remoti per prelevare dal sito, laddove ci siano, le informazioni che ci interessano. Quindi, per evitare che qualcuno mi faccia una dichiarazione falsa, no? Mario Varini, chiedo il token remoto, cosa fa? Prelevo i suoi dati identificativi dal profilo utente e non glieli lascia modificare. Tanto è vero che voi vedete qua c'è scritto campo nascosto, perché serve a noi quel campo. Dov'è qua? Aspetta, chiudo questo. Non tornare indietro, okay. A campo. Esatto. Vedete? Sono campi nascosti questi. Campi nascosti che... scusa Mario, io ho lasciato dentro il primo, vedi che è utente dove esce cognome e nome. Sì, ma quello... Questo è quello che fa fede, che è campo nascosto. Esatto. Pure chiuse. Esattamente. Sì. Per cui, sì, qua gli hai detto però che non può modificarlo, spero. Sì, non può modificarlo. Va bene. Ecco, quindi attraverso questi campi, poi mi è successo un caso strano con Drupal 5, perché il sito principale della mia scuola è ancora in Drupal 5, rimarrà Drupal 5 perché altro non posso fare, e mi anticipa di un giorno la data e non ho capito perché. No, con Drupal 5 mi era successo e l'avevo risolto, allora ho campi, allora ho messo anche la data come sì. Campo testo libero per cui scrivere, perché abbiamo notato che l'ha notato con la presa di servizio dei supplenti, no? Siccome la presa di servizio è la prima cosa che fanno dopo aver ricevuto un nome utente password, l'impiegata li fa accomodare sul bancone di bidelli che è fuori dall'ufficio, e loro da lì fanno quello che devono fare per completare le loro istanze, no? Quindi senza disturbare l'ufficio, ovviamente. È così. Opzioni del selettore sono i famosi. Prego. Avete controllato il fuso orario? Ho controllato anche il fuso orario, sì. Ho fatto anche che la data è quella dell'utente, poi la data è quella OTC, poi la data è quella del web server. Non c'è stato niente da fare, probabilmente Drupal 5 è un buco. No, dunque sta in date di Drupal 5, date il solito modo che ci dà problemi perché non è stato fatto da un drupalista. Quindi c'è un buco, sì. Insomma, ecco. C'è un buco che dà questi problemi qua. Con certi documenti come la presa di servizio la data è troppo importante, è fondamentale, quindi ho messo questo. Potrei anche mettere un campo che legge automaticamente la data di iscrizione della persona, ma una persona può essere bloccata e riattivata perché uno mi ritorna a fare una supplenza, quindi anche in questo caso sarebbe un po' così problematico. Quindi il riquadro è semplicemente un raggruppamento. Le opzioni del selettore sono i famosi ascensorini, oppure le palline che si spostano, oppure i segni di spunta che posso mettere multipli. Data, quindi data, dall'AL, numero di giorni. Potremmo anche tentare di fargli fare dei calcoli, ma i calcoli vengono fatti dopo il salvataggio, non in tempo reale, a meno che non si attivino qualche rules o altro. Ma è sempre dopo il salvataggio. Ma i giorni nelle domande di assenza non li si può automatizzare. Perché se io chiedo giorni di ferie non devo indicare la domenica, se io chiedo malattia devo indicare anche la domenica, quindi non c'è la possibilità di essere standard in questa informazione. Data e ora, e poi i soliti campi di testo, che non ci sono, campo numerico, in questo modo sì, io ho messo un campo numerico. Si può evitare che qualcuno scriva delle lettere e così, quindi c'è un controllo sull'inserimento, comunque può esserci fatto un controllo. Nel campo email si gioca la partita delle email che vanno spedite, vanno indirizzate all'uno o all'altro ufficio. Posso aggiungere N indirizzi di posta elettronica, cioè posso metterne tanti quanti voglio. Normalmente si mette l'indirizzo email dell'utente che ha fatto l'accesso l'indirizzo email di destinazione del documento nella scuola. Quindi
all'atto del salvataggio il sistema spedisce un'email all'ufficio e un'email al dipendente che ha promosso, che ha fatto l'istanza. Possiamo anche dire che Drupal ma anche WordPress sarebbero già pronti per accogliere istanze se noi non fossimo così particolarmente, no, maniaci nella precisione. Basta fare il modulo contatti, cioè il modulo contatti contiene un'area di testo in cui uno può scrivere, anche se non ha campi data, cioè se io volessi semplicissimamente realizzare un'istanza tramite la quale gli utenti possono fare una domanda d'assenza, gli metto un campo di testo che me la scriva lì. Chiedo ferie dal giorno a giorno per numero giorni, non c'è bisogno che magari complico. Quindi se uno vuol partire anche in modo semplice, senza dover fare grosse capriole di campi da attivare, magari un po' alla volta si potrà fare, no? Può anche semplicemente utilizzare il modulo contatti. Il modulo contatti preleva in modo indelebile l'identità del docente, del dipendente dalla scheda dalla scheda user, insomma, dalla scheda dell'utente, dal profilo utente. Per cui per uno che non ha grosse esperienze nel costruire queste cose, gli basta anche il modulo contatti, perché quello è già sufficiente per trasmettere un'istanza, una dichiarazione riconducibile a chi l'ha fatta. Quindi non è che si debbano inventare cose particolari, i nostri CMS, WordPress compreso, sono già dotati di tutte queste procedure. Allora, poi qui c'è anche la possibilità di personalizzare le mail che mando, perché probabilmente le mail che mando alla segreteria ha dentro tutti anche i campi nascosti, quello dell'user e così via. Se vai in modifica, vai in modifica, va bene. È l'email dell'utente. No, ma vai in modifica. Lì addirittura puoi dirgli quali dei campi che tu hai introdotto puoi mettere, far apparire nelle mail che arriva, e può essere diversa da quella che mando in segreteria rispetto a quella che rimando come proprio utente. Se vai giù, qui vedi, includi questi valori, tu puoi decidere quali valori, quali campi includere in una o nell'altra. Ad esempio, sicuramente il segno su escludi campi vuoti, in modo che non arrivi. Poi la possibilità di in HTML piuttosto che l'altra. Ad esempio, se una scuola come la sua ha tanti plessi, probabilmente le mail da inviare sono tre. Una alla segreteria, alla persona che in segreteria gestisce, una come copia a chi ha fatto un web form, e sicuramente un'altra fiduciario che magari gestisce un po' le cose. Senz'altro vi è di questo aiuto anche il fiduciario, Mario. Stavo guardando dove hai messo la cosiddetta firma digitale, no? Sì. Che forse possiamo cambiare e mettere firma elettronica. Sì, sarebbe meglio, firma elettronica. No? Anche qui le vedete i due token che mi fanno venire fuori per default i dati dell'utente che è presente in sito, che sta compilando. E della data di compilazione. E della data, esatto. Comunque tranquillità. Che il web form compilato venga spedito come allegato PDF alla mail. Può esserci che ci sia qualche modulo in giro di Drupal, però allo stato attuale non so. No, anche perché in Drupal 6 c'erano molte più possibilità, in Drupal 7 hanno stretto un attimino queste cose qui, perché anche gli americani viaggiano, su tu entri in sito, vedi, tu hai un'email tranquillamente scritta e pulita, perché la puoi mandare in HTML o un formato TXT, cioè scritta proprio. Ed è la tendenza che arriva, l'importante è che poi ci siano i campi tutto scritto e sia tutto documentato. Chiaramente poi da qui, quando hai tutte le richieste, puoi far uscire delle viste, per cui, giusto, nelle viste tu hai la situazione giornaliera di chi... ma non solo, io posso fare in modo che, ad esempio, questo è un web form che viene compilato e ha un titolo, giusto? Ma esiste un modulo per cui io posso in automatico far uscire il titolo con il nome del tipo di contenuto e il nome di chi l'ha scritto. E la segreteria è davanti a una lista che può filtrare per giorno e vedere tizio ha fatto una richiesta di domanda d'assenza per l'altro e l'ha fatto per quell'altro. Cioè posso far visualizzare anche l'interno. Posso anche non mandare le mail a questo punto. Si può partire da semplice, da semplice e pian piano
sono tante le possibilità che perché il problema del modulo contatti è che non lascia traccia, cioè io non ho traccia di quello che hanno scritto lì, ma arriverà per posta elettronica, però non ho traccia di quello che hanno scritto. Ecco perché è utile creare comunque dei web form. Poi questi web form, come diceva Nadia, cosa fanno? Realizzano una serie di campi con il loro valore, no? Campo valore, ovviamente tutti riconducibili a, a uno user ID particolare, cioè a un utente particolare. Questi campi li possiamo aggregare dentro a delle viste e quindi con delle condizioni di visualizzazione, di filtraggio, con dei filtri, possiamo filtrare queste informazioni in modo da ottenere poi un elenco di dati a noi necessari per poter fare analisi di quello che succede, per poter capire magari se c'è uno sciopero, chi lo fa, chi non lo fa, che tipo di situazione. Poi quando una vista puoi mettere, puoi addirittura scaricare i dati in vista con un file di Excel. O esatto, con quello che vuoi, basta mettere la cosa. Il valore legale, della, ho capito il fatto che una volta che viene fatto con questo modo è riconducibile, però non ha un valore legale il documento. Come no? Perché come no? Sulla base di è un documento firmato elettronicamente, trasmesso via posta elettronica con l'indirizzo della scuola alla scuola, il cerchio è chiuso. Non c'è possibilità di dubitare su questo argomento. Innanzitutto la firma elettronica è data dal nome utente password e con quel nome utente password l'utente ha potuto accedere a questa funzionalità e quando lui compila questa funzionalità la sua identità viene trasmessa insieme ai dati che lui ha inserito per posta elettronica utilizzando l'indirizzo della scuola, non quello dell'utente. Quindi chi trasmette, il sito trasmette con l'email della scuola, riceve chi? Riceve chi nella scuola legge quella casella di posta elettronica. Quindi il cerchio è chiuso, non c'è possibilità di intervenire da fuori se uno vuole delle prove, ovviamente. Io ti do la prova, cioè i log dove tu hai scritto, c'è scritto che tu hai compilato quel web form. Il discorso è il CAD che prevede questo. Il CAD prevede che la firma elettronica, che l'autenticazione sull'INPS che tu fai è vera, che è legale, cioè è la stessa identica cosa che tu fai con la banca. Perché ti banca, cosa fai con la banca? Metti un utente password e movimenti dei denari. Non voglio la firma. No, parlo dell'home banking, dove tu sposti denaro, dove tu compri biglietti, dove tu fai qualsiasi roba. Allora come fa? Allora io posso andare in banca e dire non è vero che ho prelevato 3.000 euro dal mio conto, dammeli indietro. Cioè la banca dice no bello, tu sei salito col tuo nome utente password che io ti ho dato. E questo è previsto dal CAD ed è ritenuto una firma elettronica. Quindi è una firma semplice che non ha la potenza della firma digitale, ma che comunque riconduce all'utente che ha compilato quel documento. Ma è il CAD che dice questo, Cioè, praticamente è la stessa filosofia della firma digitale. Come fai tu ad avere la firma digitale? Ce l'hai perché te l'ha dato un altro, quindi è vera quella firma digitale. Come fai tu a fare quella domanda d'assenza? La fai perché io ti ho dato un utente password, quindi è vera questa roba qua, capito? È chiaro che tu sei responsabile delle tue credenziali come lo sei del PIN del tuo banco, no? Pari pari. Come dicevo prima, se qualcuno ti ruba il banco ma ti fa dei prelievi, fin tanto che tu non hai fatto la denuncia di furto, ciò che è stato fatto dalla denuncia di furto in indietro è una cosa che la banca ti dice non te li do indietro, perché sono stati fatti prima che tu denunciassi il furto. Quindi a forza comunque, figuriamoci, c'è a forza per le banche, che sono quelli che manipolano il denaro, a forza anche per noi. È una, sì, esatto, rappresenta una specie di scrittura privata, però lì si tratta proprio del discorso previsto dal CAD che l'identificazione dell'utente rappresenta comunque un'azione fatta da quell'utente, lì non ci può, altrimenti non ci darebbero lo SPID, altrimenti non sarebbe neanche utile pensare allo SPID, al sistema unico per l'identità digitale, che io non sono molto d'accordissimo comunque, perché si presta comunque a insicurezze. Se io ho un unico nome utente password, l'accesso a 300 siti della pubblica amministrazione, basta che me lo fregano una volta e cioè voglio dire, no? Questo ve lo dico perché l'ha detto il prefetto di Roma ieri l'altro a Forum PA. Anche lui ha detto che non era molto d'accordo su questo sistema unico di identità digitale, proprio perché
si alza il pericolo, diventa più pericoloso di controllo, infatti lui dopo ha aggiunto, a meno che non venga attivato un sistema fatto da aziende, fatto da enti, fatto da qualcuno che si assume la responsabilità della sicurezza della transazione. E allora questo è un altro discorso, perché poi bisogna verificare se i sistemi che attivano queste procedure sono sistemi che le hanno attivate a norma, ma a norma è dura, tutti i nostri siti sono in HTTP, nessun sito è in HTTPS, quindi la domanda d'assenza va in chiaro, e questa è una brutta storia. Allora bisognerebbe al limite pararsi un po', trasferendo non tanto i dati dell'utente ma il suo user ID, che fuori non sanno, che fuori non lo sanno, che non possono da fuori collegare un user ID a una persona. Chiaro? Quando sono nati i webform che utilizzo nella mia scuola, sono nati prelevando i token dalla scheda utente, quindi nome utente, passi chiaro. Ma mo ci stiamo dando da fare, abbiamo già preso un DNS da Aruba, adesso stiamo aspettando che ci arrivi il certificato e poi l'interazione penso di tirarla dentro. Quanto costa? Cosa, un certificato? Mi hanno detto che vale dai 20, 30 a 300 euro, dipende da che tipo di certificato prendo. Io ho incaricato un insegnante esperto a fare queste riuniti, perché non riesco più a fare nulla io da solo a scuola, adesso sono in preparazione. Per avere questo indirizzo HTTPS sui 300 euro? Tu hai il tuo IP fisso nel tuo router di scuola, io ho l'IP fisso nel router di scuola, ok? Con quell'IP fisso lì ho posizionato la porta 80 sul mio servizio, il router si è preso la 8080, per cui non ho il rischio di che la porta faccia due servizi, e si entra direttamente. Posso farti vedere. O posso entrare direttamente negli archivi digitali, da qualsiasi computer mi ritrovo. Sono tornato sul digitale. Ovviamente questo indirizzo non c'è per l'utente anonimo, il click non c'è per l'utente anonimo, perché quel click c'è in un blocco che è riservato a utenti registrati di un particolare tipo, oltretutto, non tutti. Quei link li vediamo io, il dirigente e gli assistenti amministrativi, ma i docenti e i vitelli non vedono quei link. Se prova su quell'indirizzo uscirà la pagina, non sei autorizzato a... No, non lo vedono proprio perché l'ho posizionato in un blocco. Il link l'ho messo in un blocco visibile solo a un particolare tipo di utenza. Sì, ma se si conosce l'indirizzo si può andare. Se si conosce l'IP, perché non ho ancora collegato il DNS, cioè il nome. Per cui bisogna conoscere l'IP per entrare negli archivi digitali. Però se uno conosce l'IP ma non accede con le sue credenziali, il sistema gli nega l'accesso. Esattamente, difatti, adesso se io mi logo dovrebbero saltare fuori gli indirizzi. Sbaglio anch'io le password. Ecco qua, vedi? Archivio. Da remoto e da locale. Da locale è sull'IP locale, sull'IP della rete locale ovviamente. Da remoto è sull'IP fisso che c'è sul router. Per cui se adesso io clicco qua, ma se clicco qua vedete il nome della ditta che mi hai, io per sempre detto che non voglio. Facciamo così un attimo, un momentino solo, perché subito salta fuori il logo della ditta. Ehi, vieni qua. Subito salta fuori il logo della ditta. Ok. Fate pubblicità a qualcun altro, eh? Si vede, no? Dai. No, dice che stai facendo la pubblicità alla Toshiba. Vabbè, quello non mi interessa. Allora, vediamo un po'. No, c'è Danny, ho sbagliato anche il nome utente e password, ragazzi, dai. È la giornata giusta oggi, eh. Speriamo di indovinare. Ieri mi sono chiesta che cosa si riferissero quei due. Ok, adesso accedo e poi vi do. Prego, andiamo.
Ecco, questo è il problema comunque, eh? Adesso attivo. Questo è il problema, cioè il fatto di accedere al server locale interno prevede che ci sia sufficiente banda, ovviamente. E la banda per adesso non è ancora una specialità nella mia scuola. Ecco, e penso anche in tante altre scuole. Quindi addirittura ho due scuole materne con la pennetta, perché non arriva la DSL in quel paese. E siamo in Lombardia, non siamo nei bassi fondi. Ecco, adesso io ho fatto l'accesso ai miei archivi digitali. Posso anche decidere di lavorare, quindi adesso vedo cosa mi ha preparato stamattina. Vai, basta, perché sicuramente se stasera non lavoro, domani ho il triplo di lavoro da fare. Quindi io adesso sto cercando quello che faccio di solito quando sono in giro, accedo in questo modo e lavoro. No, adesso ti riporto questo. Sì, sì. Certo. No, era per dare risposta al discorso, certo, di poter fare l'accesso anche da remoto. Ma anche se è abbastanza. Ah, vedi che lei sta. Sì, comunque pian piano arriva. Mentre si carica, ti faccio una domanda. Dimmi. Hai detto più volte che l'utente si loga con un utente password che la scuola gli ha dato. Sì. Noi invece abbiamo da anni l'abitudine che l'utente, cioè è lui che si inserisce con un utente password e poi l'amministratore. Sei tu che glielo devi dare. Che quello che con un utente password è associato. Sei tu che glielo devi dare. Persona. Perché lui potrebbe anche scrivere al picco pallino come non utente. E allora no, io non l'ho capito. Ho capito. Io che sono l'amministratore dico no. La vera identità, il vero nome utente dovrebbe sempre essere per le persone fisiche il codice fiscale, per le persone, per le ditte la partita IVA e per le amministrazioni il codice IVA. Questi sono i veri nomi utenti, infatti se andate sull'INPS cosa vi chiede come nome utente, quelli fiscali? Cioè, non è che, perché nome e cognome possono avere in tanto, cioè c'è l'omonimia. C'è un errore sostanziale, che quello, cioè in pratica tu lasci l'iscrizione e monitorata, no? Arriva le mail a te e tu confermi e così via. Guarda, prima di tutto i robot cercano di entrarti da lì e ti riempiono la casella, quindi è una sicurezza di quelle cose. Due, tieni presente che con il modulo FIZ più un altro modulino FIZ, più un altro modulino, mi sembra schedule o qualcosa, te lo posso dire, tu puoi importare in un corpo solo, io l'ho fatto in un simile questionario, più di. Chiudiamo questa fase qua che torniamo sull'iPhone, sì. Sennò magari creiamo confusione. La chiudo alla svelta. Ho fatto l'accesso da remoto sul web server che ho messo dentro la scuola, nel quale che mi gestisce gli archivi digitali. Ecco, questo è quello che vi dicevo stamattina, il mio compito è quello di vedere la posta in uscita e la posta in entrata. La posta in entrata, tipo questa, devo decidere, quindi questo è un trasmettere domani come servizio, va bene, è una convalida. Quindi io qua decido chi deve protocollare questo documento e decido chi lo deve lavorare. Questa è una docente, per cui è lei che la lavora. Poi decido anche che lo deve firmare il dirigente per provare che l'ha visionato e a questo punto io ho completato la mia attività. Potrei anche guardare il documento. Formato EML, qua ovviamente ci deve essere un lettore di posta elettronica, diversamente non puoi accedere al documento, cioè basta un Outlook o un Windows Mail o qualsiasi. Adesso aspetta, lasciamo chiudere. Ecco, quindi questo è il sistema che utilizziamo noi. Qua ci sono tutte le anagrafiche, vedete, anagrafica emittenti e destinatari, 3.368 nominativi. Ecco l'email che è andata fuori, adesso me la guardo, me la leggo, mi lo vedo, mi piace. Faccio passare il documento, così via. Questo è quello che attualmente sto costruendo. A breve mi arriverà il certificato per poter avere l'HTTPS, quindi a quel punto io sono sicuro di quello che mi farò. Adesso come adesso siamo comunque a rischio di hackeraggio, quello è evidente. Essendo in HTTP, magari in questa scuola c'è qualche ragazzino che ha messo uno sniffer e sono già rovinato. Io quando vado in giro non uso mai il computer della scuola dove vado e uso sempre e solo la mia chiavetta o il mio router portatile, perché è pericoloso lasciare in giro i propri dati dove possono esserci persone che li conoscono, che conoscono come fare ad individuarli. Ecco. Quindi, giusto per vedere quali sono le attività che noi abbiamo messo su WebForm, benessere organizzativo, il famoso questionario, no?
Ecco, quello che vi dicevo prima, l'esigenza di collassare nasce proprio dal fatto di dare in un'unica pagina, no, la visibilità, la visualizzazione di tutte le componenti, ma dopo uno può fare come vuole. Quindi vedete che qua potete fare centinaia di campi compilabili. Il tutto dopo verrà letto da una attraverso lo scaricamento di un file di formato Excel, oppure direttamente dal sito, che qualche opportunità di analisi me la dà. Se io vado a prendere, per esempio, non so, possiamo guardare, non so, proposte d'acquisto, ma insomma, no, proposte d'acquisto per dire, vado a prendere proposte d'acquisto che compilano gli insegnanti dalle sedi, vado a cercare l'elenco delle proposte d'acquisto di quest'anno, diciamo costare docenti ATRA, scelgo, e a questo punto una vista mi genera l'elenco delle proposte d'acquisto che sono state inserite da questo webform, cioè inserisce una proposta d'acquisto. Sono informato? Form, sono... No, quelle che sono state inserite. Questi, uno compila i campi e poi fa invio. Quella vista. È una vista, questa qua. Se io clicco su di quei documenti mi esce informato. Ah no, beh, ma vai dentro, se fai così accedi a quello che hanno scritto loro. Cioè, vedi il campo web form con questo, compilato. Questo qua. Questa è la domanda, è la richiesta d'acquisto che ha fatto. Se io me la voglio portare a casa in PDF, clicco qua, me la porto a casa in PDF. Oppure posso, esatto, posso indagare sui risultati, per cui non so, ecco, andiamo a vedere l'ultimo, i risultati degli iscritti dell'ultimo convegno. Poi ti viene in mente, hai un convegno, hai un corso, devi registrare della gente e così via. Allora, vediamo, modello, streaming del seminario, modello per iscrizione al seminario, vedete che questo qua era l'iscrizione al seminario di una settimana fa, dell'altro martedì, che abbiamo tenuto a Castelluccio, 170 partecipanti. Se io adesso voglio fare un'indagine su questo, vado in risultati, qua ho una lista nuda e cruda di chi mi ha scritto con i relativi IP, e ovviamente sono tutti anonimi, meno che gli utenti della scuola che si sono registrati essendo autenticati, quindi il sistema gli ha preso il nome utente, no? Ma gli altri sono tutti anonimi. Posso fare un'analisi, per esempio, posso vedere qualifica, 100 assistenti amministrativi, 60 di SGA, 23 dirigenti, cioè posso fare brevi analisi, oppure posso anche scaricarlo a vederlo in tabella, in formato tabellare, no? Oppure, e qua posso entrare in ogni singola scheda. Qua posso anche scaricarmi in formato Excel l'intero database di queste iscrizioni, no? Mi apro il database possibile somministrare le questioni in forma anonima? Eh beh sì, registri cose, certo. Per forza. Ma anche per l'inter. Allora non devono registrarsi. Cioè, non devono accedere. Se vogliono essere anonimi, basta non accedere. È chiaro che però il webform deve essere autorizzato, cioè deve nelle protezioni, ecco qua, nel controllo d'accessi decido chi può vedere. Per esempio questo, erano abilitati a vedere questo webform sia gli anonimi che gli autenticati. No? Quindi attraverso questa scheda posso decidere chi può accedere o chi può non accedere a questo documento. Qua, allora, se uno compili più volte, vado in modifica, questo è il Drupal 5, ne occhio che c'è qualche differenza, ne? Vado qua dove c'è il modifica e qua in Webform Advanced Setting dico di limitare a una registrazione per ogni utente. Se però ti cancellano il cookie che sta dentro, anonimo può compilare di nuovo. Voglio dire, nel browser un anonimo fa così, va a cancellare il cookie che lui l'ha messo e quindi può ricompilare. Beh, insomma, non è il caso dei nostri dipendenti che non si mettono a cancellare i cookie, cioè, noi siamo in un ambiente operativo che non è l'anonimo che deve
aveva la possibilità di far compilare il questionario un anonimo. Certo. Lui ti ha detto, certo che ce l'hai, però un anonimo te lo può compilare più volte. Certamente. Capito? Invece noi abbiamo bisogno che una persona la compili una sola volta, altrimenti statisticamente mi passa i dati. In anonimo perché una sì. Quello è un po' il mio campo. Allora, un questionario deve garantire che sia anonimo, ok? E che sia compilato una sola volta dalla persona. Allora non ci piove, devi dare un accesso attraverso una login, una password. Come fanno le scuole in genere? Allora, ad esempio, nell'ultimo istituto comprensivo avevano 2000 genitori, hanno fatto, che so, Gen 1, Gen 2 fino a 2000 su un foglio di Excel in una colonna. Poi nell'altra hanno messo delle password occasionali, sai, quella la formula occasionale, di 5 numeri, ok, quella moltiplicata per 10.000, l'hanno divisa. Insomma, a ogni utente era associata una password. E di lì sono stati stampati dei fogli, 18 fogli in tutto, e poi queste password sono state distribuite a caso ai genitori, proprio distribuzione a caso. Io non, come ho fatto con questi genitori? Avevo un file di Excel, colonna nome utente, colonna password. Ecco, lì ti richiede un email, mi viene detto una fittizia, uguale per tutti, modulo FIZ e l'altro che è per forza te lo chiede FIZ, se lo leggi, lo vedi, vai a dirgli che cosa devi importare, te lo importi tutti in una volta sola, senza problemi di sbaglio, proprio. Devi girare il foglio di Excel e di Excel in CSV, ok? E poi te li importi tutti in un colpo solo. Apri il questionario il giorno che vuoi tu, lo chiudi il giorno che vuoi tu e poi già gli lasci una quindicina di giorni di tempo. E poi altra cosa importante che invece vedo che le scuole non rispettano mai, che invece è importantissima, è che mettono molte volte anche 5 risposte. Le risposte devono essere 4 o 6 sempre pari, perché altrimenti l'occhio va sempre a finire nel mezzo e tu già lì hai passato il risultato. Ho letto anche un'altra cosa, che mentre nella distribuzione cartacea per dire ok, questa indagine ha avuto un valore, si deve passare il 70%, via online raggiungere il 50% è già una buona cosa, infatti viene ritenuto ok laddove almeno si passa il 40% dell'utenza, perché tu distribuisci il numero X di password e poi hai il campione, cioè puoi fare la percentuale con il campione, che sono quelli che effettivamente hanno compilato. Tra l'altro Webform in questo modo tu sei registrato, puoi compilare una sola volta, lui ti numera tutte le submission che ha ricevuto e hai già subito la percentuale di chi ha partecipato al questionario. E se fai più questionari dedicati allo stesso questionario diviso per ruoli, tu hai anche tutto questo. Allora, c'è anche un altro ambiente interessante da verificare, che è quello dell'impostazione della maschera. Sì. Nell'impostazione della maschera posso decidere cosa succede dopo che l'utente ha inviato il suo form, diciamo, il suo modulo. Può essere rinviato ad una redirecta ad una pagina, no? Reindirizzato ad una pagina dove si dice guarda che bravo, hai già inserito tutto, grazie, oppure non so, alla home page, oppure ecco. Oppure sempre tramite questa posso appunto decidere la pagina di conferma, che è questa, oppure decidere un URL di conferma, quindi posso rispedirlo in una pagina già presente del sito, oppure nessuna redirezione, rimane il form lì e uno può compilarlo ancora una volta. Dipende dagli utilizzi che si fanno, no, di questi strumenti. Posso definire dei limiti di inserimenti, no? quanti inserimenti fare totalmente, cioè se io ho un corso da un seminario dove in un luogo che non mi tiene più di 200 persone posso mettere un limite di 200 inserimenti. In questo modo quando raggiunge questo limite il forum si chiude
e non consente più registrazioni. Altro campo interessante è quello di controllare quanti user, quanti inserimenti, come dicevamo prima, fa un utente. Limite il numero massimo di inserimenti per utente. Un utente è identificato dal suo profilo, se si è autenticato, oppure dall'indirizzo IP e dal cookie, se è un navigatore non autenticato. L'uso del cookie è regolamentato dalle impostazioni globali web form. Quindi, se io adesso vado a vedere le impostazioni globali web form, si dice dove può operare. Non ci dice niente di globale. Dunque. Ah beh sì, esatto. Sì, va bene. No, un'altra parte interessante del webform sono le condizionali. Ad esempio Mario nel suo webform, perché l'ho copiato da lui, dice a un certo punto, ecco, metti lì nel condizionale, della tipologia di essenza, quella per altri motivi fanno uscire il campo altro. Allora il campo altro esce solo se ho posto la condizione qui. È come se uno avesse rules apportato di mano, lui scrive il PHP, voi non lo sapete, fate così. Poi ne avevo un'altra, se tipo di essenza è, ad esempio qui, periodo di attività didattica, lui ha messo due diverse tipologie di essenza nel suo modulo, perché probabilmente una persona può stare a casa in un periodo per più tempi. D'estate. Allora, in questo caso nella prima tipologia è questa, o nella seconda è questa, bene, allora fammi uscire la dichiarazione prefestiva del personale ATA, capito? Così il modulo non dice, cioè escono i campi ad hoc. E questo webform set te lo dà di default. Webform è cambiato con l'ultima versione. Cioè tu installi webform come qualunque altro modulo. Dopodiché, una volta, tu ti trovavi il tipo di contenuto, proprio il tipo di contenuto webform, e costruivi il tipo di contenuto che volevi tu. Adesso invece o ti costruisci tu, fai il tipo di contenuto, aggiungi il tipo di contenuto e puoi dare il nome che vuoi, webform, questionario, è quello che vuoi, e costruirti tutti i campi e metterti dentro i campi webform, oppure puoi usare anche pagine già preesistenti. Per cui da adesso tu hai la possibilità inserire in qualunque tipo di contenuto i campi webform. Dove te la dà? Vai e aggiungi contenuto, tipo di contenuto, barra grigia, a destra. Tipo di contenuto, andiamo in un tipo di contenuto qualsiasi già preesistente. Puoi fare quello che vuoi, ti ho dato anche questa libertà. Vai all'articolo, modifica. Adesso ti ritrovi lì la voce. Sì, perché qui ce l'ho dentro, vedi? Webform, quello è disattivato, ma se tu l'attivi, tu anche lì negli articoli puoi costruire il tuo webform, ti capita il tuo webform. Come indicazione condizionale, non si può prevedere che chi ha una determinata scelta viene collegato a un altro webform, cioè segue un percorso diverso? No, quello lo puoi fare, no, perché comunque devi arrivare a un salvataggio. Cioè tu fai una scelta così e allora puoi dire a un rules, puoi dire, una volta che hai salvato il nodo, dopo il salvataggio di un nodo o dopo l'aggiornamento di un nodo, se l'utente ha fatto questa scelta, allora creami un altro contenuto con questi campi. Questo te lo puoi fare. È un po' complessa come regola, ma lo puoi fare. Per non lavorare tutti come degli asini, sì, dividiamoci. Se si è in rete, quando uno ha fatto un modulo, lo passa agli altri. Siccome lo si può esportare, lo passa agli altri. E ci aggiungiamo le eventuali. Se io adesso faccio copia e incolla di questo codice sul mio sito, mi porto questo webform, è già finito. Si può anche scaricare, no? Com'è? Si può anche scaricare. In che sì, senso? Da un file. Ah beh sì sì, certamente. Sì, di solito sei lì, fai copia e incolla, oppure lo distribuisci. Importa, e lo importi. Poi tranquillamente. Questo sarebbe molto interessante, chi c'era qua il problema da database.
puoi anche tranquillamente puoi anche creare una rete, cioè alcune scuole si mettono d'accordo e man mano si cominciano a scambiare questi e in un attimo si realizzano delle strutture veramente eccezionali. Questo è il welcome. C'è invece però, volevo lasciare una parola a Gloria, perché Gloria ha fatto un bel lavoro sull'assenza, addirittura lì la segreteria mette il segno di spunto, che è un istituto, il dirigente mette il segno di spunto, arriva. Ma lei non l'ha fatto con welcome, l'ha fatto con un tipo di contenuto normale. Cioè, non va più giocato, non va più. E così tu lì? Vediamolo. Fine. Allora proviamo a fare una roba così. Vabbè, dietro. Mi sembra strano. Vabbè, senti, tanto si tocca il verone, non ci ho perso mica niente. Ma... è tua questa macchina? Sì, è mia. Non sto, posso cancellare? Sì. Non le passo. Quello che vuoi. No, cancella pure tutto. Cookie, cronologia. Cancella tutto, non mi interessa. Tanto no, quello lì l'ho portato per Pietro, perché adesso alle 4 ci mettiamo in comunicazione con Pietro Cappai, che mi fa vedere l'altro. Che ore sono, scusa? 3.40, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Se Gloria spieghi un po' come hai fatto tu, perché lei ha usato... ieri. No, volevo portarle una diciamo, proprio non ce l'ho fatta. È un altro modo, lei lì è tutto completo, ha fatto tutto e non l'ha fatto neanche usando webcam, tranquillamente creando un tipo di contenuto a cui ha dato un nome, perché puoi fare anche questo. C'è da dire che ogni campo che si fa crea una tabella. No? Per cui se uno vuole costruirsi robe personalizzate, prego, può tramite vedere nel MySQL come è stata creata la tabella e quindi prelevare i campi che gli interessano se riesce a fare un minimo di programmazione. Perché ogni campo è una tabella, cioè non è che ci sia il nodo rappresentato nel MySQL con tutti i suoi campi dentro, no? È proprio rotto in tanti piccoli angoli, per cui devi sapere individuare in base al nome del campo la tabella dove sono stati, per cui la tabella dirà webform numero tale, id webform tal di tali, id campo, contenuto, valore del campo, fine. E per ogni campo viene fatto questo, mi consente di creare, oltre che le viste che sono comode, ma anche altre procedure fatte a mano. Certo, un database di Drupal ha tantissime tabelle, 451. Solo, in alcuni siti sono arrivato a 800, però è comodo perché io ho il nome del campo e vedo le tabelle, se succede qualcosa posso entrare anche lì. Esatto. Ho proprio il nome, quindi è meglio rispetto a Drupal 7, facevo più fatica a trovare il pezzo se avevo combinato erano insieme. Invece così vado proprio più sul sicuro. Faccio vedere da tutti e due i lati, sia utente che è comodo anche quello, perché lì c'è proprio un danno segno di spunto attraverso il sito, sì ok o no ok, arriva non è male, anzi. Io vorrei così mettermi le idee sui vantaggi e svantaggi di usare webform o un tipo di campo di contatto. Lui preferisce webform perché dice che è più snello, no? Anche a livello di sistema, anche solo database. Anche quelle risposte che mi dà. Alla fine con il webform compilo un documento che poi va acquisito come una gestione della segreteria, sì. Genererà un PDF. No, genera un'email. Sì. Dopo la segreteria salva in formato EML per archiviarlo. Voi sapete salvare in formato EML? Cioè, se dovete archiviare un'email, come fate? Non lo fanno. Salvarlo. Ma non. Cioè, deve essere salvato in formato EML perché è previsto dalla Lega 2. Il formato EML è testo puro, purissimo testo. Lo si salva, se hai il client di posta elettronica ti fa la bustina, no? Ti fa vedere che è una bustina, la prendi e la metti in archivio digitale, è già posto, con i suoi allegati compresi dentro. Ed è un semplice file di testo. Invece con il tipo di contenuto abbiamo creato anche la possibilità di fare PDF. Ve lo faccio vedere su un'assenza, siccome mia, mi permetto di farla vedere. Certo.
di quelle che ho appena richiesto, magari ad esempio. Questo è proprio il giorno di oggi. Però scusa, il discorso della email rispetto al PDF è che l'email mi contiene tutti i dati relativi alla compilazione. Cioè quando è stato compilato la testata dell'email, il server che l'ha ricevuto, anche se non è una PEC, il percorso comunque lo si vede se salvi in EML, mentre invece se salvi in PDF salvi solo il contenuto dell'istanza, ma non le risultanti che potrebbero anche creare garanzia della comunicazione, cioè aumentare la garanzia della comunicazione. Sì, anche qui alla fine puoi dire al nodo quando è salvato manda me la tizio caro, uso la regola di Rules, che è la stessa che usa, che è la stessa, quindi su quello ti do ragione. Su questo ti do ragione. Se devi archiviare digitalmente quel dato, poi i PDF diventano molto più pesanti, alla fine. Sì, però se poi visualizza, ti fa vedere quei dati lì. La testata dici? No, devi proprio, se su Gmail per esempio gli dici mostra originale, no? Anche nel browser, ovviamente non la puoi modificare, no? Nel browser ti mostra l'originale, quindi tu potresti eventualmente dire salva già all'interno della zona protetta degli archivi digitali, per cui sei sicuro che non c'è stata modifica, che non c'è nessuna modifica in quel documento. Perché il documento, come dicevo stamattina, non è l'atto, cioè il documento è solo la scatola, quindi l'importante è che l'atto al suo interno sia legale come forma e come contenuto. Cioè, rimane solo il problema però che è modificabile a differenza di un documento firmato. Ah beh, ovviamente, ma se ti arriva per posta elettronica, come ti arriva adesso tutta l'immondizia che ti arriva da tutte le altre scuole, che nessuno ti manda roba firmata digitalmente, che fai? O butti via tutto man mano che ti arriva, o fai finta di crederci, perché davvero? Io spesso vado al mio dirigente e gli dico, senti, ma ti rendi conto che stiamo ricevendo non documenti? E li stiamo archiviando. La soluzione non potrebbe essere firma è dotata di sì. E mettono dei disgiuntivi sì. No, la email è firma, anche se non è la email è firma elettronica semplice, come certo è firma elettronica semplice, quindi è riconducibile, anche se non è perfetta, certo. La PEG è un'invenzione nostra, guardate che la PEC sono poche le nazioni al mondo che ce l'hanno. Sono tutte nate per le altre. In Tanzania. Basta, c'era solo la Tanzania. Dovete andare al laboratorio nell'ambito sindacale. Le mail che ci arrivano. Non c'è la stringa per poterle inserire. Io le scrivo il PDF. Siamo sempre da capo. Se tu salvi in EML e la metti lì, tu sei pulito. E io la compilo e la inserisco, perché non c'è la stringa che mi permette di riportarla. Se ne aprite col programma di posta elettronica, mi arriva la mail, salvo con il mail. A questo punto la devo mettere nell'albo. Esatto, crea una pagina e fai l'allegato. Così tu non l'hai toccato. Ah, ma lo metti, vai il tipo, tipo di contenuto, cambi allegati. A clicchi su modifica, tipi di contenuto, e lì aggiungi l'estensione che non c'è. Era quello il tuo problema, se ne dimenticano tutti. Quindi non capisco. Infatti spesso mi arrivano in mente. Non riesco a mettere. Non riesco a mettere. Lo zico il file. No, basta che tu vada e cambi, metti l'email. L'unico problema lì, io l'ho notato, con l'estensione della firma elettronica. Se lasci tra le estensioni i txt e poi metti quella della IT, quindi se mettete quella dell'estensione della firma di posta elettronica, togliete il txt. L'hanno fatto anche male, perché non l'abbiamo capito? No, aspetta un attimo, fermo, ho già capito quello che dicevo. Tu stai dicendo una roba di questo tipo. Il maledetto Windows, quando tu compri il nuovo sistema, ti nasconde le estensioni per i file conosciuti, ok? Tu da quel momento non riesci più a far nulla, perché se tenti di dire adesso lo salvo in formato EML, tu fai .ml e lui ci aggiunge .txt, cioè è un problema, devi sempre... No,
sì, sì, probabilmente sì. Quello, sì, però allora a questo punto devi togliere, invece devi andare in pannello di controllo, opzione di cartella, togliere la spunta, da nascondi le estensioni per fare un certo sistema, altrimenti lui è, lui ci aggiunge sempre alla fine l'estensione che vuole lui. Io non mi sono ricordato di questa. Quello è un problema perché grosso. Di solito io lo faccio per default. Usando Linux non c'è questo problema. Ce ne sono altri. Ecco, bravo. Vai, dai, 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 che, dai, che dottor, dottor, devo imparare robe nuove, dai. Sarà facile. Ma come sarà facile? L'ultimo rosso è chiaro che insegna al maestro per quello. No, no, no. Cioè, allora, siamo state qui... tutte sue allieve per quello, ah, che sì. Siamo toste. Abbiamo imparato da lui. No, sono mica così vecchio, eh. Ascolta, io ho imparato da te, sono più vecchia di te, però ho imparato da te. Quindi, ma te non è l'età qua, in questa stanza. Ti ricordi, sì. No? No, eravamo qua. No. Dai, adesso via online per... con la tua linea che cadeva ogni momento. Però la prima volta mi sembra che sei venuta a stressarmi, eravamo qua. Comunque una volta che è stato inviato, l'utente può rivederselo così, e era soltanto per far vedere che è possibile anche arrivare in fase di stampa, o adesso vediamo cosa verrà fuori qui, no, infatti faccio il salva PDF. Ah, lo scarica qui. Sì, sì, e beh, meglio dipendere il browser. Sì, adesso lo riapriamo, in modo che abbiamo già impostato anche che venga impaginato e con anche tutto quello che serve per poterlo poi archiviare appena saremo pronti con gli archivi. Posso dirti qualcosa? Io sono maniaco delle ML in questo fatto. Lo sai perché? Perché se mi arriva l'ML mi arriva un documento firmato elettronicamente. Quel PDF non ha nessuna firma, cioè non è riconducibile al suo autore, mai. Questo beh, è l'unico, diciamo... il fatto che c'è scritto chi l'ha inviato. Sì, no, no. Sì, ma è comunque un dato non, non fatto da... Sì, vabbè, allora, ti viene dalla storia di anni di lavoro, di sì, no. Attenzione a tanti particolari. Qui stavamo provando, e da, da pochi mesi che lo stiamo usando, per vedere come era possibile... cominciare piano piano ad allontanarsi dal caso. Infatti io non avevo nessuna pretesa di insegnare niente, è stata lei. No, no, ma scusa, è un altro modo, perché no? Può servire, no? Cioè, comunque il dipendente quando deve comunicare un'assenza, perché per ora l'abbiamo fatto solo sul tipo di assenza, va in tipo di contenuto, sceglie assenze e ha dei campi che vengono presentati all'inizio, dove deve individuare qual è il suo periodo di assenza con il giorno d'inizio e il giorno di fine. Quindi quanti giorni ha chiesto in totale. Poi abbiamo aggiunto questo campo dello stato di richiesta, se è una richiesta già definitiva o soltanto provvisoria, perché se la fai la mattina in cui sei a casa ammalato non hai ancora il certificato, per cui non può essere una comunicazione definitiva. E allora abbiamo messo questo campo di comunicazione provvisoria, nella quale il dipendente malato dice per ora sto a casa per un giorno, poi dopo ti dirò qual è il mio certificato. Quindi secondo invio. Noi in realtà abbiamo convenzionato che la provvisoria viene ignorata e viene poi sostituita da una definitiva, e sarà solo quella che viene tenuta in considerazione. E ci sono all'interno dei campi condizionali, infatti se io adesso scelgo provvisoria avrò poi sotto degli altri campi che mi si aprono, se scelgo definitiva invece ne avrò differenti. Sì, puoi fare anche lì. Con web. Se scelgo ad esempio comunicazione. Tu mi stavi chiedendo la possibilità, se io prendo una cosa, di finire in un altro, in un altro documento. No, qua apre una zona o no? Se scelgo ad esempio comunicazione definitiva, poi passo nella sezione successiva e scelgo i motivi della mia assenza. Questo è una riproduzione di quello che era il nostro modello cartaceo, per cui ogni scuola si regola un po' a modo suo, a quanto pare, sulle le varie modalità, a parte alcuni vincoli della norma. Se ad esempio dico che è un'assenza per salute, poi dopo dovrò dire salute ma malattia dagli hospital, ricovero e così via. Se è malattia, allora devo indicare se c'è un terzo responsabile, quindi che sia un legato a un infortunio o qualcosa del genere, e vedete che ci sono alcuni campi che sono obbligatori, in questo caso dico che non ho un terzo responsabile, e passo alla sezione degli allegati. Se ho il certificato
digito il numero, se invece di un certificato l'ho lasciato dal medico di base a un'altra certificazione faccio la dichiarazione qui di che cos'è che devo allegare, eventualmente posso allegare un documento se ce l'ho. È possibile anche, e l'abbiamo messo in questo campo, inviare una comunicazione esclusiva al dirigente scolastico, perché magari è un'assenza di qualche permesso e vuoi che la giustificazione venga conosciuta e vista soltanto dal dirigente scolastico, allora evidenzi, nel caso di malattia ovviamente no, evidenzi che invia una comunicazione riservata al dirigente scolastico e vedete che si è aperto il campo successivo e questo testo è stato reso disponibile soltanto per il dirigente, quindi anche la segreteria quando entra questo campo ad esempio non lo vede. La segreteria poi ci ha chiesto di mettere anche questi due campi. Perché ogni campo può essere sì, all'interno dei tipi di contenuto ogni campo può... Nelle protezioni. Esatto. Posso decidere campo per campo quali sono i ruoli che lo possono vedere, interagire, non vedere. Entra in un campo per far vedere. Ma adesso sono come dipendenti, volevo parlare dall'altra parte. Ecco, se vuoi la differenza tra un web e un tipo di contenuto questa. Che è proprio un campo, tu puoi decidere per ogni campo chi può vedere, chi non può vedere, chi... Hai capito? Il discorso che ti facevo prima sui compiti svolti delle classi quinte che ho pubblicato, ho reso pubblici. Sui campi compito svolto ho dato la visione all'anonimo e a tutti, mentre invece sugli altri campi, quelli esclusivi dei docenti, avevo dato il permesso di visione solo ai docenti e al dirigente e alla segreteria perché magari ne ha bisogno, capito? È questo discorso qui che separa un welcome dalla... E poi il campo per il dipendente si conclude con l'esplesso da avvisare per la propria assenza di modo...